Tenendo conto del deserto che c'è a livello nazionale, potrebbe accadere, anche perché quello che abbiamo affrontato in questi mesi ha messo a dura prova anche le classi dirigenti, diciamo, dei territori. Abbiamo avuto persone, vedi Zaia, che hanno visto crescere il consenso grazie anche alla prova data. Cioè, sono sondaggi che danno addirittura il 92% a Zaia nel Veneto. Però, se mi permetti, vorrei dire una cosa rispetto alla discussione aprire o non aprire. Perché a me mi sembra che, diciamo, parlando con i diversi esperti, professori, via dicendo, che c'è lo stesso, diciamo, atteggiamento che c'è in politica, cioè alla fine non ti fai un'idea chiara. Io l'unica cosa che vorrei, però questo è un dato essenziale, è che ci sia una sorta di protocollo per cui se la curva del contagio si alza, non c'è una decisione a chiudiamo o non chiudiamo, ma diventa automatica. Altrimenti rischiamo quello che è successo in Lombardia, che c'è un rimpallo tra regione e governo, per cui ci si mette un mese ed è quello che è stato alla base del dramma. Allora, facciamo quello che dobbiamo fare, però quando si arriva a una curva, poi non c'è una decisione, è protocollo per cui tu arrivi al lockdown dei possibili focolai. Altrimenti non così, ne usciamo. Però, così però dai molta, molta, come dire, peso e importanza alle scelte che possono fare i tecnici e gli scienziati. Ma cioè, io non è una un riduzione di spazio. Senti, per la politica. Adesso diciamoci la verità, la cosa più paradossale è quello che sta avvenendo anche adesso, vedi, non so quello che ha detto il PM lì di Bergamo e via dicendo, su come sono andate le cose nella prima fase. E qui, francamente, c'è un dato che è lì, è davanti a tutti. Malgrado ci fosse stata l'esperienza cinese, noi dalla dichiarazione dello stato d'emergenza alla chiusura ci abbiamo messo 40 giorni. È passato molto tempo, questo certamente. Ecco, questo non è più accettabile. Angela Mauro.